E allora signori, bentornati in un nuovo video di Forza Horizon. Diciamo il mio primo video su Forza Horizon. Oggi ho preso un'auto all'asta e ho deciso di modificarla insieme a voi. L'unico problema è che credo di non avere più soldi. Invece no, invece abbiamo ben 2 milioni. Quindi andiamo in le mie auto. Eccola qua. Vediamo come possiamo modificarla. Allora, intanto subito a cambiargli colore, che fa schifo. Se volesse caricare il gioco bene, beh, oddio, bianca non è così male, però oddio, sapete che anche violacea non è male. Il cofano magari glielo facciamo più viola chiaro, no, lasciamolo base. Piuttosto gli specchietti, bello, non ci sono gli specchietti, lasciamogli questi, bene. E andiamo a vedere un po' le prestazioni. Allora, farei personalizzato. Cominciamo col motore. No, in verità va peggio. Anzi, iniziamo con la trazione. Allora, eccola qua. Ah, sarebbe normalmente una 4WD. Quindi io la terrei direttamente 4WD, sapete? Ricominciamo dai motori, che in verità va solo a peggiorare. Quindi proviamo le molle. 8,4, però mi aumenta la frenata, ma di poco, quindi lasciamole via. Questa la possiamo aggiungere, che aumenta un po'. Poi qui abbiamo la trasmissione. Questa qui non è male, migliorata. Questa qua addirittura arriva a 9. Credo che questa sia la migliore. Differenziale gli lascerei quello da gara. Mentre per le gomme direi o queste qui o nient'altro, credo mettiamo queste qua. Qui possiamo aggiungere un po' di larghezza, che gli dà un po' di velocità in più. Qua abbiamo qualche pneumatico carino. In verità al fuoristrada a quanto? 5,2. Vabbè, chi se ne frega, gli mettiamo qualcosa di carino, tipo questi non sono male. No, aumentare i cerchioni no, perché li peggiora. Quindi niente, dovrebbe essere a posto così. Proviamo a installare, solo 8000, già tanta roba. E andiamo a vedere le statistiche. Anzi, andiamo in trova assetti a vedere che cosa esiste di quest'auto. Ho sbagliato. Così sono tutti più o meno 430 e sono tutti abbastanza alti, però io preferisco tenerla con maggiore controllo. Infatti abbiamo 10 di accelerazione, partenza da ferma e frenata, che non sono male, 9,3 di controllo, è tanta roba. Un po' scarseggia quell'8,9 sulla velocità, che in verità la pole è più lenta, quindi in verità ci sta anche abbastanza. Direi andiamo subito a sbloccare tutti i vantaggi, visto che sarebbe stato goloso quel 300.000. Dicevo, visto che ne ho messe da parte quasi 400, le usiamo tutte. Giriamo anche questa. Lo schifo, vabbè, ti pareva. Un'auto nuova, wow, che sarà mai? Un'altra ruota, la giriamo volentieri, vabbè, 2000 crediti. E, oddio. Livello 180, tanta roba. Sentiamo il sound da dentro. Carino da dentro. Non è male, eh? Abbastanza reattiva. Quante marce ha? Solo 4? Facciamo una bella partenza da ferma.
interessante il controllo che è abbastanza fluido, però è un po' lentina, ragazzi. Mi sa che per quest'auto io andrei sul personalizzato di quelli che esistono già perché è un po' lenta. In verità neanche tanto, prendi 3,80, forse prende i 3,90. 3,80 dai che forse li prendiamo. Vabbè, comunque è abbastanza veloce. Vi direi, ritorniamo al festival, andiamo negli assetti che ci sono creati dagli altri. Ecco, qui già un 9,1 di velocità, non è male. C'è un 9,2 di controllo. Questa no. Questa qui anche non è male. Però hanno tutti il controllo abbastanza basso. 9,2, 9,2, 433 km orari, 433,0, 1,1, questa qua forse è la più veloce, 3.000, passiamo a 11 kg in più, scusate 13, però quasi 98 kW in più, tanta roba, i giri laterali scendono un po', però si alza la classe, quindi tanta tanta roba. Vediamo un po' come va ora e vediamo anche un attimo le statistiche. Comunque rimangono il 10 in tutte e tre le quelle di prima, però aumentiamo a 9,1 e il controllo scende leggermente. O si è alzato, non mi ricordo. Puntiamoci l'autostrada per testarla, che si trova qui l'inizio. Quante marce abbiamo adesso? 8 addirittura, le abbiamo raddoppiate. Ci vediamo direttamente all'inizio dell'autostrada. Merda. Ok, il controllo fa veramente cagare. Ed eccoci qua pronti a vedere quanto va quest'auto. Ci posizioniamo qua davanti e via. Però c'è una bella ripresa, eh? C'ha 10 di accelerazione, quindi tanta roba. E l'ottava quanto è scesa di giri. Supera i 400, dovrebbe arrivare a 433. Ma mi sa che la tiriamo anche oltre. Forse. Non la riusciamo a tirare oltre i 432, che comunque è una velocità molto elevata. Direi che ce la facciamo tutta l'autostrada giusto per. Ok, l'abbiamo tirata molto di più di quello che può andare. Ed è anche marcato in miglia quanto stiamo facendo. 270 miglia orarie. Ok, vedete che il controllo fa letteralmente schifo. Secondo me avrebbero dovuto renderla un pochettino più stabile, anche se ha una stabilità di 9,2. Questa ha un 9,5, però potete capire che, cioè,
L'Apollo è una delle auto migliori per la stabilità. Comunque non mi ha deluso questa Aston Martin. Abbiamo una ruota da girare che ci dà una Dodge. Però vorrei fare una partenza con l'ottava marcia, giusto per vedere quanto piotta, abbastanza lenta. Sono auto che partono più veloce in ottava, però comunque non è male, eh. Anzi, direi che si rifà abbastanza bene con la sua partenza in ottava. Credevo peggio. Non ho capito il cambio tra la settima che passa da 10.000 giri a 6, mentre le altre marce sono più adeguate, ecco. Vediamo il freno motore senza frenare, abbastanza lento. Secondo me per oggi è tutto, la prossima volta vedremo quale altro tipo di auto possiamo modificare e magari la testeremo in qualche garetta nuova. Per ora io vi lascio, vi auguro una buona giornata e se volete iscrivervi al canale noi ci vediamo presto. Ciao!